No. No, aspetta, prendi tu. Dunque, tu dove ti metti? Io mi metto qua. Ti sei spostato? Sì, perché così loro stanno vicini, si cominciano okay, insieme bene, perfetto, Ops. Ah, certamente, sì. Bene, cari colleghi, cari colleghi, grazie di essere venuti per questo incontro. È una presentazione di un progetto molto importante di pubblicazione, tutto il Magistero Pontificio sulla comunicazione online dal Baragli ai nostri giorni. Padre Baragli era un padre gesuita che stava alla Civiltà Cattolica e che ha dedicato gran parte della sua vita proprio alle comunicazioni sociali e allo studio del magistero della Chiesa sulle comunicazioni sociali, e questo verrà ampiamente spiegato nel corso di questa conferenza e tutto il suo materiale, il materiale raccolto in tanti anni di lavoro, viene adesso riproposto e valorizzato in forma digitale grazie all'impegno di Don Lever e del dottor Sparacci. Introduce questa conferenza il presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Monsignor Celli, che conosciamo molto bene e che appunto nella sua qualità di presidente del Pontificio Consiglio si è occupato tanto anche della promozione della comunicazione e del magistero sulla comunicazione. Quindi grazie per essere qua, a lei la parola. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà brevissimo. Potete ben immaginare la soddisfazione che ho nel presentare questa mattina questo progetto Baragli online. Noi lo abbiamo sostenuto fin dai primi momenti, e direi che forse la parola sostenuto non è sufficiente per dire quanto desideravamo che questo progetto diventasse una realtà. Voi sapete molto bene la funzione del Pontificio Consiglio, fino a quando rimane in vita, è quella di promuovere l'importanza della comunicazione nella vita della Chiesa. Lo abbiamo detto tante altre volte. La comunicazione per noi non è una delle tante attività della Chiesa, ma è sostanzialmente la grande attività della Chiesa, perché la Chiesa esiste per annunciare, per comunicare la buona novella. Anche qui sono concetti che abbiamo, io stesso ho condiviso con voi già varie volte. I materiali che sono presenti in questa raccolta online mostrano chiaramente ciò che la Chiesa ha vissuto in questi anni, dopo il Concilio Vaticano II, però la cosa interessante è che già il libro Baragli cominciava dai primi secoli della vita della Chiesa. Logicamente in quel momento la comunicazione toccava solamente determinati aspetti. Poi nel proseguire dei secoli è comprensibile, pensate già alla variazione che c'è stata dal Concilio Vaticano II ai tempi nostri con l'avvento di Internet e di tutto quello che è la vita delle reti sociali. È interessante per me proprio questo, vedere in forma diacronica come la Chiesa si è adattata nel modo migliore per comunicare. Con il passaggio da una cultura prevalentemente orale ad una in cui la parola scritta ha prevalso, ce ne siamo accorti in maniera molto precisa. Poi l'emergere di tutto Internet, e quindi direi di tutta questa che è la comunicazione con le tecnologie digitali. La Chiesa ha sentito sempre questo problema e ha cercato di rispondervi in una maniera o nell'altra, ma facendo sue poco a poco le tecnologie che aveva a propria disposizione.
sempre ricordando come le nuove tecnologie comunicative non sono più solamente uno strumento, ma sono creatrici di un ambiente di vita, ed è qui dove la Chiesa deve sentire la forza, il bisogno, il dovere, direi, di annunciare il Vangelo proprio con una testimonianza. La pubblicazione di questi materiali online fornirà le risorse primarie che permetteranno a comunicatori, a teologi, a studiosi della comunicazione di approfondire le loro riflessioni su come la Chiesa oggi deve svolgere l'impegno di condividere il suo messaggio a tutte le persone. Amo citare a questo proposito, e lo troverete nella documentazione che vi è stata fornita, un intervento di Papa Benedetto del 2011, e lo cito: il mondo della comunicazione interessa l'intero universo culturale, sociale e spirituale della persona umana. Se i nuovi linguaggi hanno un impatto sul modo di pensare e di vivere, ciò riguarda in qualche modo anche il mondo della fede, la sua intelligenza e la sua espressione. La teologia, secondo una classica definizione, è intelligenza della fede. E sappiamo bene come l'intelligenza, intesa come conoscenza riflessa e critica, non sia estranea ai cambiamenti culturali in atto. Io credo, come dicevo già in altre occasioni, che questa sia una delle sfide principali che la Chiesa sta affrontando nel mondo di oggi. Il vedere come è capace di stabilire un dialogo rispettoso con la cultura digitale in essere in questo momento, e come è capace, con il linguaggio degli uomini e delle donne di oggi, di annunciare il Vangelo. È una sfida, credo, che si pone continuamente, giorno per giorno, davanti a noi. Il terzo riferimento che volevo fare è l'importanza di questo progetto che oggi vi presentiamo, e offrire veramente anche un domani nella formazione dei futuri sacerdoti un'ampia documentazione. E direi che la ricchezza di questo progetto è proprio qui. Io, camminando per le strade di questo mondo e visitando alle volte seminari nazionali, mi sono accorto che difficoltà le stesse biblioteche affrontano nell'avere documentazione sufficiente. Oggi questo progetto apre le porte in maniera splendida, se mi permettete dire così, a questa opportunità, un'opportunità grande, di accedere all'insegnamento della Chiesa nel corso dei secoli sulla comunicazione. E come accennerà tra poco lo stesso padre Lever, ci accorgeremo che c'è una comprensione sempre più ampia del concetto di comunicazione. Noi per troppo tempo ci siamo limitati a quello che era la radio, la stampa e poi pian piano alla televisione. Ma pensate cos'è il tema della musica, il tema dell'arte. Io dico a volte sorridendo che una canzone o una musica ben indovinata comunica molto di più di certe nostre omelie. Io penso che c'è un grande recupero e credo che pian piano il nostro studio, il nostro progetto si allargherà. E ne abbiamo già parlato con il padre Lever, il quale lo metterà ancora di nuovo in risalto, e vedremo di aprire le porte anche a un insegnamento che non sia solamente quello della Chiesa Cattolica. Quindi con opportune grafiche un domani il progetto si aprirà a quegli interventi sulla comunicazione che può aver avuto, ad esempio, una comunità ortodossa, un vescovo ortodosso, un patriarca, oppure anche nelle chiese evangeliche. Riteniamo che sia per noi fondamentale avere una coralità di voci. Logicamente ci sarà una opportuna chiarezza anche proprio di stile grafico per aiutare a capire che questo è un insegnamento pontificio, questo invece è un insegnamento che proviene da un fratello delle chiese orientali. Però ci sembrava importante poco a poco far sì che ci fosse questa pienezza corale di insegnamento.
L'ultimo pensiero e ringraziamento vivo che io volevo estendere al padre Franco Lever dell'Università Salesiana, e qui ringrazio il nuovo rettore che è con noi e che condivide questo momento. Noi siamo particolarmente grati per questa realizzazione, che innegabilmente è costata parecchie sedute di lavoro insieme e poi un lavoro enorme, inimmaginabile, ai, direi, coloro che lo hanno realizzato, in questo caso proprio il padre Lever e il professor Sparacci. Quindi proprio la mia conclusione era solamente questo, un grande grazie, perché se oggi questo progetto online del Baragli, noi lo chiamiamo sempre così, anche se ormai il Baragli logicamente era limitato nel tempo, al suo tempo, se oggi è diventato una realtà lo dobbiamo solamente a loro due. E questo è un grande dono, credo, che attraverso il padre Lever e il professor Sparacci l'Ateneo Salesiano fa alla Chiesa, a tutta la Chiesa e al mondo intero, proprio nel mondo della comunicazione. Grazie mille. Grazie a lei, Eccellenza, per questa introduzione. Allora adesso diamo subito la parola ai protagonisti di questo progetto. Don Franco Lever, docente emerito della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni Sociali dell'Università Pontificia Salesiana e consultore del Pontificio Consiglio, e il dottor Paolo Sparacci, che è docente della stessa facoltà dell'Università Salesiana. Grazie a voi per essere qua e a voi la parola. Grazie. Allora, qualche parola per dire da dove viene questo progetto. È già stato detto, all'inizio c'è una persona ed è Enrico Baragli, uno dei pionieri in ambito ecclesiale sul problema della comunicazione. Per il sottoscritto è anche un esempio di cosa significa essere docenti e ricercatori. Credo che ha dato davvero la vita a servizio della Chiesa nel campo degli studi, quindi è un modello particolarmente valido e motivante. Di Baragli le due opere che ci hanno motivato, il primo è questo, Cinema Cattolico, ne ha fatto due edizioni. Il secondo è del 73, è questo, sono 1500 pagine con 800 e più documenti, parte dagli Atti degli Apostoli, qui c'è qualcosa che si muove, dagli Atti degli Apostoli fino al 1973. Non è l'unico che ha fatto questo tipo di lavori. Attorno agli anni 60, probabilmente con l'entusiasmo dell'intermirifica, ci sono state una decina di opere in Italia, in Spagna, quelle che ho rilevato, Italia, Spagna, Francia. E poi ha ripreso l'interesse attorno agli anni 90. Io ricordo un volume particolarmente bello fatto da un gruppo di docenti dell'Università di Lione, Mediatek. Un altro è quello del nostro responsabile della nuova, penso che sbaglio a dire il nome, prefetto della nuova struttura per la comunicazione, Don Viganò. E un altro ancora è forse quello che ha lavorato di più in questo settore, è Eilers, padre Eilers, un altro docente tedesco, ma che da sempre lavora a Manila. Perché riferisco di Eilers? Perché non ha fatto una sola edizione. Lui è uscito nel 93 con il primo suo lavoro, ma poi le edizioni ne ha ripetute nel 97, nel 2002 e nel 2011. L'edizione italiana uscita nel 96 riprendeva quella del 93. Perché di fronte a questa situazione, che nell'arco di 15 anni o di 20 anni quasi abbia dovuto fare 4 edizioni, la dice lunga sul fatto di una nostra convinzione: la stampa non serve a fare questo tipo di raccolte, perché il giorno in cui esce dall'editrice è già vecchia, perché basta che il Papa faccia un nuovo documento ed è finito. Quindi noi da sempre abbiamo cominciato a pensare che non doveva essere un testo. Nel 1998, quando stavamo lavorando sul dizionario della nostra facoltà, io chiesi, cercammo in ogni modo di avere il nome di Baragli, fu generosissimo e ci fece la voce, la parte più importante della voce Chiesa e Comunicazione è sua. Io gli chiesi se mi dava il consenso, mi permetteva di trasformare questo in CD-ROM. Allora ero convinto che fosse quello lo strumento, perché CD-ROM costa molto meno di questo volume, farne una seconda edizione costa molto poco e soprattutto il modo di girare su un CD-ROM è velocissimo rispetto a un volume.
però poi i lavori non ci hanno permesso assolutamente di riprenderlo. L'abbiamo ripreso nel 2011. Ne abbiamo accennato qualche tempo dopo a Monsignor Celli, il quale non solo l'ha detto, no, quanto interessato, ma ha fatto un confronto che io ne parlerò di questo, ma so benissimo che è un monumento, e cioè il confronto è questo, è il Danziger, cioè è un'opera monumentale nata nel 1854, al momento è alla 44esima edizione, per dire come la stampa ha grossi problemi, perché dal 1854 ad oggi, se una biblioteca voleva essere sempre aggiornata, avrebbe una fila di 44 volumi. E l'italiana è stata fatta nel 12, credo, ma è aggiornata fino al 2012. Quindi il problema del libro non è adatto a questo. Quindi abbiamo pensato che dovevamo sfruttare l'enorme possibilità che offre la digitalizzazione di queste informazioni e poi internet. Anche a questo riguardo, una delle motivazioni che ci ha sostenuti, perché non posso dirvi quante ore ci abbiamo messo di lavoro e di notti, ma una delle motivazioni che ci sosteneva in modo particolare, ma credo tutti e due, è l'idea che quel che stavamo facendo era per tutti. Visitando un nostro studentato di Manile, accorgersi che la biblioteca, con l'umidità che c'era, stava distruggendo tutto e i libri più importanti dovevano essere messi in un ambiente condizionato, mi ha fatto pensare, ma questi come possono fare? Se noi riusciamo a portare in pieno sviluppo questo, l'abbiamo fatto per tutti, dovunque siano, dove hanno un accesso a internet, hanno l'accesso a ciò che abbiamo. Il progetto l'abbiamo proposto anche in sede di plenaria nel 2013. A maggio di quest'anno c'è stato un momento di riflessione e di proposta che sconvolge notevolmente tutto il nostro lavoro. Che cosa è capitato? Studiando e facendo questo lavoro e andando anche a studiare con un mio dottorando che è qui in sala, la comunicazione e il Vaticano II, siamo arrivati alla conclusione, forse lo troverete banale quello che dico, che il concetto di comunicazione ha avuto uno sviluppo estremamente vario. Cioè, noi non utilizzavamo la parola praticamente prima del Novecento. Se facessimo una, non sono io a dirlo, ecco, se facessimo una biblioteca con tutti i libri intitolati con la parola comunicazione, prima del Novecento non ne trovate nessuno, la biblioteca è solo Dio. Questo vuol dire che non si è mai parlato di comunicazione prima? Assolutamente no, ma c'è una nuova, diversa terminologia, c'è un modo diverso di affrontare il problema. Lo stesso concilio, il Concilio Vaticano II in latino ha oltre 100.000 parole, di queste sono circa 5.000 quelle che poi vengono ripetute. La parola comunicazione compare 44 volte, ma solo 5 volte ha il valore di comunicazione come lo intendiamo noi oggi, come scambio simbolico tra persone, che abbia una rilevanza di tipo culturale. Dire questo vuol dire che il Vaticano II non ha parlato di comunicazione o ne ha parlato soltanto usando il lemma comunicazione sociale, lo usa 28 volte, ma soprattutto dopo Intermirifica. Allora abbiamo fatto d'accordo col Pontificio Consiglio, abbiamo invitato una trentina di esperti del settore di dirci se a loro avviso dovevamo assumere in un lavoro del genere un concetto di comunicazione più ampio che non fosse quello che Baragli ha utilizzato e che la stessa Chiesa ha sempre utilizzato fino a tempi recenti, cioè comunicazione come utilizzazione dei media. La risposta è stata assolutamente, dobbiamo introdurre, applicare questo concetto. Questo porta a, non l'abbiamo ancora fatto, non troverete questo ma porta a rivedere i documenti, per esempio, del Vaticano II in una maniera molto più attenta, perché è vero che non c'è la parola, ma la struttura comunicativa che la Chiesa, la struttura comunicativa della propria comunicazione interna alla Chiesa ed esterna alla Chiesa, il Vaticano II l'ha cambiata totalmente. Prendiamo l'Lumen Gentium. Parla di popolo di Dio. Prima parlavamo di corpo mistico, dove un centro comanda tutto, ma nel popolo di Dio
se poi vediamo gli altri documenti, mettono in risalto il ruolo del vescovo, il ruolo dei laici, la sussidiarietà delle attività, è chiaro che la Lumen Gentium modifica completamente questo. O la Dei Verbum, quel verbum, parola, c'è un gruppo di anglicani, di studiosi anglicani che ha tradotto con communication. And the beginning of that was the communication. E tutto il brano di Giovanni lo ritraduce dicendo al posto della parola verbum, communication. Sembra una forzatura, non ne sono molto convinto. Ho l'impressione che il Vaticano II usa la parola verbum in una pienezza che copre esattamente quello che noi intendiamo per comunicazione. Allora, nel riportare i documenti o le parti di documenti, per non parlare della dignitatis humanae, che modifica tutto il rapporto con il pubblico, con l'audience, con gli altri, della comunicazione. Quindi c'è da fare un lavoro e con l'appoggio di queste persone stiamo lavorando in questa direzione. Che cosa presentiamo? Beh, innanzitutto presentiamo la versione beta. Cosa vuol dire una versione beta, come la concepiamo? Noi riteniamo di aver fatto una macchina che funziona, però vorremmo metterla su strada e farci dire dove ci sono i difetti. Non abbiamo fatto trucchi alla Volkswagen, quindi non troverete questi problemi. Però siamo interessatissimi a vedere, di rilevare quali sono gli ingranaggi che ancora non funzionano, là dove ci sono delle cose da completare, là dove ci sono degli errori. Perché gli elementi in gioco sono tantissimi. Il ricontrollare tutte le fonti, vedere se le fonti hanno un corrispettivo online. Perché vedrete, tutte le volte che noi abbiamo trovato la possibilità di dare al lettore l'accesso a quel documento nel testo originale, l'abbiamo fatto, per cui ce l'ha immediatamente a disposizione. Ora, la quantità di dati è enorme e può essere cappato, certamente ci sono degli errori da correggere, ma questi sono degli autentici regali da parte dell'audience. Se ci avvisa che cosa va cambiato, è subito fatto ed è un passettino in più fatto insieme nel miglioramento del testo. Quindi, in modo sinteticissimo, per lasciare anche un po' di tempo a vedere come funziona la struttura. Una biblioteca digitale online dedicata ai documenti, l'abbiamo già detto. In questo momento sono 1105. Partono dagli Atti degli Apostoli agli ultimi encicliche del Papa. Una cosa che ci preoccupava, una delle accuse che fanno alcuni dei teologi a questo volume è quello del Denziger, è quello di mettere, sembra di mettere sullo stesso piano tutti i documenti. Ecco, per noi come abbiamo risolto questo? Abbiamo cercato di mettere sempre prima del titolo del documento l'autore e la categoria. Per cui tutte le volte che il lettore analizza un brano, sa se si tratta di un'omelia, o se si tratta di un'enciclica, o se si tratta di una costituzione, proprio per evitare, per dargli gli strumenti, di non fare un centone mettendo assieme livelli diversi di affermazioni come valessero tutti alla stessa maniera. Multilingue. Fino al 1973 erano in tutte le lingue europee i documenti originali, soprattutto gli ultimi papi. Pio XII parla parecchie volte nelle varie lingue, in tedesco. I successivi non usano molto il tedesco, ma il francese, lo spagnolo e il portoghese. E a fronte Padre Baragli garantiva la traduzione italiana. Noi questo l'abbiamo ovviamente tenuto e quando avevamo a disposizione altre fonti per allargare lo spettro delle lingue, il lettore se le ritrova. Dopo il 73 noi abbiamo potuto, utilizzando, e questo va un grazie anticipato sui ragazzi finali, abbiamo potuto utilizzare, con un accordo, con la LEV, tutto il tesoro del Vatican VA. Quindi ci sono disponibili tutti i testi reperibili in Vatican VA nelle varie lingue. Un sito ad accesso libero e facilitato. Libero non chiediamo niente a nessuno, quindi anche il più povero tra noi che non ha assolutamente nessun libro ma vuole ha a disposizione tutto. In un linguaggio che consente di prenderlo immediatamente e inserirlo in un proprio testo. Quindi non deve ricodificarlo, non deve far scannerizzarlo, passarlo a un riconoscimento caratteri. Non è in PDF, in HTLM, quindi è diretto. Facilitato, questo non è ancora attivo, facciamo in modo che
si possa accedere con un indirizzo nelle varie lingue, Church and Communication, Ecclesia and Communicatio. Le lingue che noi abbiamo favorito in questo momento sono, oltre all'italiano e il latino, il francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese. Tutte le volte che potevamo offrire tutto questo spettro l'abbiamo facilitato. Questo. Ok, scusate, ci sono mille cose. Una piattaforma per la lettura e per lo studio. Di questo ve ne parlerà molto meglio Paolo. Un ambiente aperto alla collaborazione. È possibile, noi siamo grati di qualunque, di chiunque possa intervenire e proporre, ma ve lo accennerà Paolo, è anche un progetto, la struttura che è proprietà sua, Ipernote, mette a disposizione dell'utilizzatore uno strumento potentissimo per cui può elaborare lui delle note che restano sue e restano memorizzate. Le può condividere con qualcun altro, può costituire anche un gruppo di studenti che fa un seminario, può lavorarci attorno e lavorare e il sistema gli mantiene i materiali che vanno elaborando. Un progetto che ha già avviato ulteriori sviluppi. Il primo è quello che vi ho accennato prima e credo che non è necessario ribadirlo, è quello della se si assume come categoria fondamentale di ricerca il concetto di comunicazione come interazione simbolica che ha un implusso, si impregna della cultura e delle diverse culture, questo obbliga a rivedere profondamente. Per dirvi, in Baragli non c'è nessun testo che riguarda l'omelia. Parla dell'immagine, ma non parla della musica, del canto nella liturgia. No, dell'arte non ci sono i discorsi sull'arte. Ora, se si assume questo concetto, queste cose non possono mancare. Ma si tratta di ricominciare da capo e rivedere tutti i testi, quindi il lavoro è enorme. È già stato accennato da Monsignor Celli, l'intenzione è quella di dar spazio alle conferenze episcopali, perché chiunque abbia anche praticato minimamente l'attenzione al mondo ecclesiale sa che l'America Latina con le varie conferenze episcopali ha dato un apporto molto significativo, o la conferenza episcopale asiatica, così gli USA, cioè le varie conferenze sono intervenute su questo tema ed alcuni vescovi, mettiamo Martini, secondo noi alcuni che sono stati degli iniziatori o dei provocatori di una maggiore attenzione a tutto l'argomento, noi vorremmo che ci fossero. L'altro aspetto è quello dell'attenzione al mondo dell'ortodossia e quello del mondo protestante. Ovviamente del protestante noi ci fermeremo alle figure più importanti, ai centri più importanti. In questo momento i punti di riferimento ai documenti già raccolti, non inseriti, sono il World Council of Churches e la Chiesa Anglicana. La Chiesa Anglicana ha lavorato parecchio su questo. Uno sviluppo ulteriore è quello delle lingue. Evidentemente non tutti i documenti, come avevo detto, fino al 73 non sono tradotti in altre lingue che l'italiano. Così anche le istruzioni di ricerca, noi abbiamo elaborato, non sono ancora disponibili, nelle sei lingue abbiamo elaborato le strutture per la ricerca. Però stiamo, questa è una delle ragioni di questo momento di lanciare il programma, è quello di ricercare chi accetti di collaborare per ampliare e mettere questo strumento su strada e su qualsiasi strada, non solo quella italiana. Una delle sfide maggiori comunque che rimane, non so quando riusciremo a farlo, è quello di riuscire a paragrafare i documenti in modo tale che se uno cita un documento in inglese, con quella terminologia, con quella sigla, la trova in tutte le lingue. La Bibbia ci ha messo 1250 anni per farlo a capitoli e 1550 per farlo a versetti. Noi su quell'esempio forse potremmo lavorare, perché se riuscissimo e noi l'impegno l'abbiamo, non domattina, ma quello di avere almeno i documenti fondamentali paragrafati in modo uguale in tutte le lingue, questo consente un'utilizzazione immediata e grandissima dello strumento. Un'altra delle sfide grandi su cui stiamo lavorando, questo volume ha 1800 pagine, 1900. Bene, pensate, 330
sono dedicate a costruire, la chiamo così, la mappa della teologia. Quali sono gli argomenti fondamentali della teologia? Dedica 330 pagine, ma a ciascuno di queste ramificazioni porta le indicazioni per andarsi a vedere quali sono i documenti fondamentali. Noi vorremmo fare qualcosa del genere, fare una mappa che consente di andare a pescare i documenti fondamentali secondo i vari argomenti. Un grazie. Prima di concludere vorrei dire una serie di grazie. Uno, certamente l'avete inteso fin dall'inizio, è al Pontificio Consiglio della Comunicazione per il sostegno e l'incoraggiamento. Non vi dico che all'inizio, quando Monsignor Celli ha detto che è il Danziger della comunicazione, noi l'abbiamo sentito come un incoraggiamento, perché il confronto, ovviamente, qui c'è un'enorme quantità di studio da parte del mondo tedesco in modo particolare. Però dice l'intenzione, e per noi è il modello su cui camminare. Quindi ci piace che si possa parlare così. La facoltà di comunicazione, ovviamente, che ci ha appoggiato con i vari strumenti, la biblioteca. Noi abbiamo una buona biblioteca, anche se dopo un po' ho scoperto che i libri che c'erano in biblioteca c'erano online, e quindi ho cominciato a lavorare online più che andare in biblioteca, ma a certi momenti bisognava ritornare. Il centro telematico dell'università. In particolare poi la libreria editrice Vaticana, con cui abbiamo stabilito un contatto, ci ha dato il consenso all'utilizzazione di tutti i documenti di cui possiede il copyright. Per cui noi abbiamo il massimo rispetto, noi non interviamo minimamente sui documenti, se mai segnaliamo se ci sono delle improprietà, ma noi non tocchiamo assolutamente quello. Questo è anche in pratica, potremmo dire che tutto il nostro sistema è una specie di navigatore con cui navigare il territorio della comunicazione, degli studi sulla comunicazione. Uno dei territori più esplorati è proprio il Vatican Va. E poi io credo che vada segnalato anche qualcuno dei centri, ne voglio nominare almeno uno, quello del centro di Bologna, quello del centro studi di Giovanni XXIII III, il quale ha fatto una digitalizzazione esemplare dei 53 volumi del Manzi, e noi lo utilizziamo in modo ampio, ma c'è anche Archive che mette a disposizione non ancora tutto il MIN, sia greco che latino, così l'Istituto Centrale degli Archivi Italiani, che mette a disposizione il Bullarium Romanum e tutta una serie di altri volumi, l'Università di Zurigo. Ci sono dei centri. Qual è il pericolo che intravedo? Che ci sono delle università che hanno fatto di questi lavori, ma li tengono sotto chiave. O voi siete iscritti, o voi pagate una royalty, o accedete. Allora, noi lavoriamo con chi sta lavorando alla stessa nostra maniera. Concludo con una citazione del mio maestro Baragli. Notate che ci siamo solo incontrati sui libri e con qualche visita, ma ho una grandissima ammirazione per il modo con cui concepisce il servizio alla Chiesa come studioso. Bene, nel 67 lui recensisce 5 volumi usciti in questo tempo e inizia così: ben vengano queste siffatte raccolte, se compilate con esattezza e completezza di dati e rigore di metodo. Aiutano egregiamente ad approfondire la dottrina morale pastorale in argomento, a studiarne la evoluzione nel tempo, in vista di un aggiornamento sistematico, notate l'avverbio, imperiosamente richiesto dal decreto conciliare intermirifica e dalla istruzio postconciliare che è in elaborazione, arriverà nel 71. Ecco, noi ci siamo impegnati proprio a lavorare con completezza di dati, rigore di metodo, e siamo convinti, perché è già successo su noi, che gli obiettivi indicati sono proprio gli obiettivi importanti da raggiungere. Questo allora è il primo passo che noi vogliamo. Adesso vorremmo farvi vedere qualcosa del dizionario. E quindi la parola a Paolo Sparaci. Io sono un docente della facoltà e mi interesso, anche in maniera professionale, sono un grafico, della comunicazione con la C minuscola e quindi degli strumenti che possono essere messi in atto per poter comunicare poi la comunicazione con la C maiuscola, cioè tutti i contenuti, eccetera. Ringrazio la facoltà e Don Lever di avermi coinvolto in questo progetto, come in tanti altri progetti, diciamo, dell'università.
Per me collaborare è stato un piacere, anche se devo dire qualche volta la collaborazione con Franco Lever si avvicina di più al sequestro di persona che non. Però è un, diciamo, fatto sempre con molto piacere, e perché ritrovavo in questo lavoro, come in tutte le altre collaborazioni con la facoltà, una espressione totale, diciamo, anche della mia professione, delle volontà, delle fantasie che possono venire in mente da ricercatore, anche sbagliate, provarle, dimostrare, eccetera. Devo iniziare con disdire quello che è stato detto fino adesso. In effetti, questo archivio, visto dal mio punto di vista, visto dalla comunicazione con la C minuscola, non è un archivio di documenti. Questo archivio è un archivio di capoversi. Solo in questa maniera siamo riusciti e riusciremo a portare avanti il traguardo di poter fare una rete parallela di tutti i capoversi, i paragrafi dei documenti. Alla base, una delle basi del mio sistema ipernote, che ovviamente poi fa tante altre cose, è proprio questo: destrutturare i documenti, destrutturarli semanticamente, ma soprattutto destrutturarli da un punto di vista proprio dei contenuti e quindi per capoversi, in sostanza, quindi per tornare. Questa opera e le altre che Ipernote metterà in campo nei prossimi mesi possono essere svolte anche archiviate, ma anche pubblicate, anche lavorate e condivise dagli lettori solo per il fatto di avere queste caratteristiche, quindi di non essere un archivio di documenti, ma essere un archivio di capoversi che fanno parte di testi, che fanno parte di documenti, eccetera, eccetera. Ecco, essere arrivati a destrutturare questo permette di farlo funzionare in un certo modo, non voglio dire innovativo, però insomma, qualche volta diciamo può destare, è sicuramente una novità, insomma, abbastanza. Non voglio annoiare sulle parti tecniche perché poi parlerei da solo chi è interessato a capire un po' di più sul funzionamento e le sfide di Ipernote, c'è un foglio che ne riassume le caratteristiche lì sul tavolo e può essere distribuito. In sostanza, Ipernote ha questa capacità di archiviare, l'abbiamo detto, con tante altre caratteristiche, in parte anche sperimentali, ma si basa soprattutto la mia ricerca da grafico editoriale, come ero da giovane, si basa sull'attenzione verso il lettore, cioè dare la possibilità al lettore di navigare, di leggere, di studiare i documenti senza avere altre preoccupazioni, senza avere la preoccupazione, almeno il meno possibile, di come funziona lo strumento, di com'è che mi si aprono tutte queste finestre del browser se voglio navigare, di come faccio a memorizzare la mia lista di navigazione, di come, insomma, il lettore deve essere più attento ai contenuti, lasciare il lettore attento ai contenuti e lontano, per quanto è possibile, dal fattore tecnico, dal fattore funzionale. E, ecco, questo è il mio traguardo, che non è completamente raggiunto fino adesso, è un traguardo di tutta la mia sperimentazione che Ipernote ha come obiettivo. Gli strumenti per il lettore, quindi, sono gli strumenti per la ricerca, e li vedremo adesso applicati già nella versione beta di questo sito web. In parte gli strumenti della lettura. Mancano invece ancora, ma saranno pronti per il 2016, gli strumenti per lo studio e quindi gli strumenti per l'annotazione multimediale di ogni capoverso o di ogni stringa del documento, la possibilità di annotarlo, la possibilità di preparare dei propri elaborati all'interno della stessa piattaforma con queste proprie annotazioni, la possibilità di creare delle comunità di lettori che scambiano e condividono queste ricerche, queste liste di documenti, questi elaborati, queste annotazioni. Detto questo, possiamo passare alla visione di qualche pagina. Io ho creato delle slide immaginando un avvicinamento molto basic dello strumento sito web che è già online, sito web che lo ripeteremo molto sempre, è in versione beta e quindi deve avere
delle mancanze, può avere dei malfunzionamenti e quindi preghiamo anche, siamo contenti se ci vengono suggerite nuove idee e soprattutto evidenziate delle particolari mancanze. Se ti c'è da accenderla. Questa è l'home page, già presente, all'indirizzo, poi lo ripetiamo nell'ultima slide, www.lacomunicazione.com, vale... Chiesa e Chies, scusate, questo è un un altro progetto sito. precedente, ho sbagliato, lapsus. È il sito del nostro Chiesa dizionario. e comunicazione.com, è che ho fatto poche ore di sonno. Questa è l'home page, scarna per adesso, in effetti però presenta lo strumento iniziale. Io immagino che può esserci un documento, lo voglio cercare. Questo strumento mi permette di iniziare a digitare qualche lettera. Oggi digitato pa. Mi vengono in me. Questo funziona? Funziona? Forse premi, c'è cioè, mute. Sì, premi. Sì. Mi vengono non alcuni suggerimenti random, mi vengono tutti. Vedete che c'è la possibilità di scorrere quanto anche? Vi vengono tutti i documenti che all'interno, non del titolo, ma all'interno della loro stringa di riconoscimento con autore, con la titolazione e con perfino l'anno, che possono contenere PA, ma avrebbero potuto contenere 1963, avrebbero potuto contenere, che lo vedremo poco, Paolo, nel senso di Giovanni Paolo, Giovanni Paolo I, Paolo VI, eccetera, eccetera. Quindi io posso ricercare, continuare a cercare. Scusate, io sono intento a cercare la pace minteris. Ho cominciato con pace, si riduce la lista, arrivo ad una lista talmente breve che insomma riesco a riconoscere la possibilità di cliccare su pace minteris e di averlo come risultato della mia ricerca. Io sto cercando quindi non un elenco lungo, come poi vedremo in altri esempi, sto cercando esattamente la pace minteris. Altro strumento particolare del sistema è quello che, se sono sicuro di dover entrare nella pace minteris, clicco avanti e via. Se invece posso avere dei dubbi o comunque voglio confrontarmi di più col documento, ho la possibilità di cliccare su quell'icona a destra blu e averne l'anteprima. L'anteprima del documento non mi porta in un'altra finestra, apre un pop-up, mi lascia quindi con la mia impostazione dell'home page, per poterla cambiare evidentemente, e mi dà la possibilità di vedere per adesso, poi metteremo altre indicazioni. L'anno, il pontificato, ovviamente il titolo, le note, la fonte, probabilmente sono le indicazioni che cercavo, quindi non c'è bisogno, se sono quelle che cercavo, di riaprire anche la pagina vera e propria della pace minteris. Se a me serviva soltanto l'indicazione della data, oppure della fonte da cui è stato preso, oppure ancora poi metteremo delle lingue che abbiamo all'interno del database e via dicendo. Ho aperto la pace minteris, poi ci torneremo sul documento. Ovviamente anche dall'home page o comunque dal solito tastino in alto, icona della lente di ingrandimento, cioè la vera e propria pagina di ricerca, che però si muove, a parte gli anni, si muove con lo stesso criterio. Quindi io ho la possibilità di iniziare a scrivere, ho dei suggerimenti, questi suggerimenti ovviamente nel primo caso sono il titolo, poi abbiamo il pontificato, l'autore e il tipo del documento. E quindi se inizia a scrivere Paolo, abbiamo qui tutti i pontificati che riguardano possono avere all'interno la parola Paolo nei vari pontifici. Indicare un pontificato significa ovviamente indicare un range, un periodo. Viene già il periodo del pontificato di Paolo VI, dal 63 al 78, che se si vuole si lascia così, altrimenti si modifica. E quindi in effetti si aiuta il lettore. Dice, beh, questo è il periodo, però in effetti, ma insomma, non mi interessano quelli dell'ultima parte, fino al 1970 si modifica il periodo e si ottengono quindi i documenti di quella. Ogni lista può essere anche vista con una sorta di anteprima della lista, diciamo un pop-up, che ci dà altre indicazioni. In questo caso, io sto vedendo, non soltanto posso scegliere. La lista è lunghissima, tutti i pontefici che abbiamo all'interno. Posso scegliere il pontefice che mi interessa, ma posso anche vedere in anteprima che di Giovanni Paolo I abbiamo un solo documento e di Benedetto ne abbiamo 25, di Paolo VI molti di più. Ecco,
sia dei pontefici, sia di tutte le altre, diciamo, chiavi, quindi della tipologia dei documenti e quindi anche degli autori, c'è la possibilità di vedere in effetti all'interno di quell'autore quanti documenti ci sono, 1, 10, 100? Mi dà l'idea, diciamo, della tipologia di autore, dell'importanza, o comunque è un'informazione statistica in più che può interessare. Vado velocemente, il sistema è lo stesso, la lista degli autori, la lista della tipologia dei documenti. Qui faccio una piccola ricerca, semplice semplice, quindi voglio i documenti dal 1800 al 1850. Classica schermata dei risultati. Classica schermata dei risultati in cui non c'è semplicemente la stringa, diciamo, di riconoscimento del documento, ma ci sono tutte quelle informazioni che possono essere in qualche modo di anteprima, e quindi di nuovo la data, e quindi la prima nota che noi abbiamo inteso come la nota più introduttiva del documento, la fonte, le lingue disponibili, italiano, latino, di quel documento, e per altri documenti ce ne stanno molti di più, in effetti, ma in modo particolare, sono sceso giù nella pagina, c'è la possibilità di filtrare i miei risultati, che c'è scritto lassù, che ho trovato con questa chiave di ricerca, 1800-1850, ho trovato 28 documenti. Ma questi 28 documenti sono 3 di Pio IX, 11 di Gregorio XVI, eccetera, eccetera. Sono 3 concordati, 2 decreti, 1 per ognuno di questi anni. Bene, la possibilità c'è quella di cliccare su qualcuno di queste, diciamo, indicazioni e nascondere tutti gli altri documenti. La pagina non viene ricaricata, quindi è immediato il cambio e diciamo la visualizzazione. Io ho fatto un esempio su Leone XIII. Cliccando su Leone XIII si nascondono tutti gli altri documenti e quindi vedo esattamente i documenti che a me interessano di Leone XIII. Questo perché? Questo per far sì che l'utente non debba fare avanti e indietro con la forma di ricerca e quindi perdere tempo ad affinare, a dare nuove indicazioni. Si dà un'indicazione di massima al motore di ricerca, il motore di ricerca in qualche modo dà una risposta anche un po' complessiva e poi piano piano si filtra attraverso queste chiavi una volta e si arriva grosso modo a quella che è l'obiettivo della propria ricerca. Entriamo in una pagina qualsiasi, quella dell'Enciclica Laudato Si di Francesco. Sì, c'è là, questa in maniera particolare, cioè sono tutte le traduzioni integrali online e c'è la possibilità di vedere, adesso sta in basso, io ovviamente il testo, e c'è un tab, un panel per vedere le note introduttive. Scendo giù, adesso vediamo nel testo, ogni testo ha la sua paragrafazione espressa, sia all'interno del testo, sia quando non è espressa in maniera specifica dall'autore, quasi per i documenti antichi quasi mai, c'è comunque una numerazione interna del documento che ci permette di dire quello è il primo capoverso, è il decimo capoverso, per poterlo citare. E altri strumenti particolari sono, forse si vedono poco, ma ci sono in blu le note di fondo pagina, le note al testo, che ovviamente sono a fondo pagina, ma che possono essere anche cliccate e senza lasciar il documento, senza dover andare come Wikipedia su e giù per poterle leggere e poi tornare su, perdere la concentrazione, vengono aperte come pop-up. Le note possono avere dei link interni, come in questo caso, che mi invita a cliccare per vedere se l'Enciclica Populorum Progressio, ne vedrò l'anteprima, è un documento che mi interessa e poi mi metterò da parte, lo leggerò dopo, però intanto pur non avendo lasciato, perché ce l'ho sotto, il documento Laudato Si, io posso organizzarmi la navigazione seguente, posso organizzarmi il mio lavoro. Quindi clicco su il link della Populorum Progressio e ottengo lo stesso pop-up di anteprima. Questo è un altro esempio, nei documenti ci sono moltissime citazioni bibliche, ogni citazione biblica è stata riportata, sempre senza lasciare il documento. E queste sono le stesse note che poi appaiono su invece con quel pop-up. C'è un problema di...
Fermo. Si è stancato. Puoi iniziare proprio tu perché io nella tua introduzione. Abbiamo ancora 5 minuti o perché abbiamo provato a... se la cosa si rimette la possiamo vedere. Innanzitutto dico questo, a me sembra che abbiamo messo a punto uno strumento che potrebbe essere utilmente utilizzato anche per altri settori, perché tutto questo marchingegno, per esempio, potrebbe essere usato per l'insegnamento della Chiesa nel campo sociale. O pensiamo famiglia, il problema della famiglia. Cioè c'è un motore, non so se è la parola giusta, dietro, che è disponibile a far una locomotiva che è pronta a tirare altre carrozze se organizzate in questo modo. Allora, un piccolo esempio. Supponiamo che siamo interessati, siamo alla ricerca di lavorare sul problema immagine. Io so che Gregorio Magno, vagamente nel 590, va dal 90 al 604, quindi più o meno so in che periodo, ma cerchiamo Gregorio. E escono la serie di papi e scelgo Gregorio I. Cliccando su Gregorio I mi dà quali sono i documenti che abbiamo su Gregorio I. Leggendo quelle brevi note, non potete vederle, ma capisco che riguardano l'immagine, ce ne sono due, di solito viene citata soltanto quella al Vescovo di Marsiglia, e invece ce ne sono due, partiamo dalla più lontana, quella del 599. E a questo punto ho a disposizione quella, la terza, sì. Ecco la pagina, e a questo punto vedete che nella prima nota mi dice dove sono andato a cercare questo pezzo, ed è la patrologia latina, il volume 77, la lettera 105, dovrei andare in una biblioteca enorme per disporne. Invece faccio un clic e vado all'Università di Zurigo che me la mette a disposizione ed ho la lettera originale di Gregorio I che mi fornisce questo. Se invece ho trovato però nel frattempo anche che ci sono gli inglesi che hanno tradotto questo brano, per cui se io clicco sul segnalino dell'inglese ho il testo inglese messo a disposizione, a mia disposizione. Poi avanti. Vedete la online N, e ottengo il testo in inglese. Voglio a questo punto però nella nota, oltre a, vedete, forse non so se lo è, la prima nota mi dice questo testo è estremamente importante perché anticipa quasi di oltre due secoli quello che verrà deciso al Concilio di Nicea nel 787, e mi dice se vuoi andare a vedere, prova ad andare a vedere, quindi clicco su e ho l'anteprima, come vi è stato detto prima. Se mi interessa, vado effettivamente a vedermi che cosa ha detto. Andiamo a vedere cosa ha detto l'ecumenico, il concilio, settimo concilio ecumenico. Anche qui vedete la stessa struttura. A questo punto mi viene il Manzi. Qui vedete che, non so... Non ho a disposizione un centro che l'ha ridigitalizzato, però ho la possibilità di andare a vedere il documento autentico, perché il centro di Bologna ha digitalizzato e mi dà proprio il testo così com'è. Andiamo a vederlo. E sono di fronte al testo greco-latino del testo originale. Noi qui riportiamo, noi, Baragli propone di riportare due testi. Uno è un canone nono, e poi c'è un pezzo che è molto più in là, non vi dico quanto tempo ho messo a recuperarlo perché Baragli non dice, comunque c'è un altro testo a 730, a parte qui vedete la colonna è quella 400 latina e 439, però il lavoro di Bologna è molto interessante, per cui partendo da questo, perché a questo punto sono nel sito di Bologna, posso andarmi a trovare anche la pagina successiva ed ho tutto il documento relativo all'immagine del Concilio di Nicea. Però voglio rivedere la seconda lettera di torno e vediamo e andiamo a vedere la seconda lettera. La Literarum Tuarum, clicco su Literarum Tuarum,
mi dice sì, ce l'hai a disposizione, andate a vederla, il pop-up è la stessa cosa. Anche qui è il centro stesso problema. Qui c'è una cosa interessante, che leggendo scopro che ci sarebbe nelle note, mi si dice, guarda che ci sarebbe una terza lettera che Gregorio scrive, però gli studiosi moderni dicono che non è autentica, hanno dei grossi problemi. Vuoi vederla? Bene, andiamo, e questa volta di nuovo è Zurigo che mi mette a disposizione la lettera a un monaco, e però una lettera molto lunga, per cui dovete a questo punto, andandola, dovete scorrerlo, perché nel titoletto dice, c'è un titoletto che riassume i contenuti, quello che riguarda l'immagine lo scorrete e vedete il documento originale. Bene, questo vedete che ci consente di esplorare dei documenti particolarmente ostici se non avessi, come dico, a disposizione una strumentazione e una biblioteca, neppure quella dell'Ateneo Salesiano risolve tutti questi problemi. E questo, avrei voluto portarvi un esempio, ma quello occorreva non so quanto tempo, come la Chiesa si è comportata di fronte al libro prima e alla stampa. Abbiamo bruciato un mucchio di libri, abbiamo condannato un mucchio di gente, perché? Ed è con questo voglio proprio concludere. Perché avevamo un concetto di comunicazione come se la comunicazione fosse un oggetto, come fosse un qualcosa di concreto. È la stessa, e ci siamo comportati esattamente come si comporta la società oggi. Cosa fa la società oggi con la droga? La blocca, la proibisce, mette in carcere chi la distribuisce, le raccolte di droga le brucia. Noi abbiamo pensato la comunicazione, ma non noi soltanto, tutto il mondo ha concepito la comunicazione, perché i divieti che poneva la Chiesa, li poneva il re d'Inghilterra, li poneva il re di Francia, li ponevano tutte le autorità. Ma pian piano abbiamo scoperto che la comunicazione non funziona così. E c'è tutto un movimento per almeno due secoli, una fatica, lo dice anche Baragli, la fatica che la Chiesa ha impiegato ad accettare, per esempio, la libertà di stampa, o accettare quello che il Concilio Vaticano II dichiara nella Dignitatis Humanae. Il diritto ce l'ha il soggetto, non ce l'ha la verità. La ricerca e il rispetto per chi è alla ricerca è totale. Dunque, vedete che studiando questo si arriva a capire e anche a mettersi e far pace con certi momenti di grande difficoltà e capire che c'è un'evoluzione costante e, come diceva Baragli, dice, e aggiornarci, attrezzarci per lavorare meglio oggi. Bene. Grazie mille di questa presentazione, anche se un po' macchinosa, però diciamo efficace nel capire che tipo di strumento siete riusciti a mettere in piedi per facilitare la via degli studiosi in questo campo. Adesso darei subito la parola all'Assemblea, se ha qualche domanda da fare. Ecco Angela, benissimo. Angela Ambrogetti, ACI Stampa e Corazim, due domande più o meno pratiche. Intanto il sito è online, perché sì, non sono riuscita a trovarlo, quindi forse l'indirizzo sì, è sbagliato, se ce lo dite proprio bene bene. Chiesa in modo che... comunicazione.com. Chiesa e comunicazione.com, dice che non si apre. Ah, ok, problema proprio banale. Invece un'altra cosa, pensate alle app anche, sì, a fare le applicazioni, pensate, perché alcune delle cose che voi avete fatto con tanta fatica in effetti sono già presenti nelle applicazioni, per esempio sulla Bibbia, su cose di questo genere, quindi per esempio ci sono diverse applicazioni della Bibbia che sono fatte con queste caratteristiche che voi faticosamente avete giustamente offerto. Ma, però non condividono. Le applicazioni che ci sono sulla Bibbia hanno la particolarità che le annotazioni del lettore non vengono condivise se non con strumenti propri del lettore, te le mando per email. La possibilità appunto attraverso altri strumenti, invece la possibilità di pernota, adesso non la posso far vedere ma ve lo garantisco, cioè, credetemi sulla parola, la possibilità di pernota è questa, la novità di pernota è questa, quella di poter non solo condividere ma quella di poter, se l'editore lo consente e se il proprietario della nota altrettanto lo consente, di poter sovrapporre le mie note con quelle degli altri e quindi di far sì che le note siano una sorta di scritta su un acetato trasparente che io posso sovrapporre. Io vedo la pacem in terris,
la annoto. Voglio vedere anche sovrapposte alle mie note, quindi insieme, le note di Franco e le note di Don Mauro. Ho la possibilità di fare tutto questo e vederlo nel suo insieme. È chiaro che questo è macchinoso se non ha un'organizzazione, se non ha un senso, e quindi diventa anche vano. Però all'interno di una comunità di studi, di un seminario, una scuola, eccetera, diventa uno strumento strepitoso. In sostanza, io lo sto verificando, è in sperimentazione, uscirà quest'anno, una cosa di questo tipo qua, è un'antologia di letteratura latina e greca. E quindi nei licei la possibilità del docente di poter distribuire le proprie note di approfondimento, i paradigmi dei verbi sulla letteratura latina e greca con i propri studenti, gli studenti gli rispondono, lui verifica le note, le annotazioni l'una sull'altra, diventa uno strumento per imparare meglio, ma soprattutto per insegnare con più facilità. Prego. Bene, altre domande? Ciro. Mi domando, sono arrivato forse tardi, potrebbe darsi che abbia perso qualche elemento. È multimediale, certamente, ma per esempio se in una bella omelia il Papa parla della comunicazione, la sento? Posso, ho solo il testo trascritto? No. Lo strumento ovviamente consente non solo la possibilità di caricare dei documenti multimediali, in effetti l'avevo proposto io, ci sono delle cose online, anche accessorie, nel senso il Papa parla di qualcosa, parla del progetto Bibbia, per esempio, no, della Lux, perché non far vedere il trailer, non aggiungere quantomeno qualcosa in più che faccia capire di più al lettore di cosa sta parlando il Papa, cosa ha visto nella sua, eccetera. Questo può essere fatto non solo, adesso credetemi sulla parola, Ipernote permette di fare annotazioni sugli strumenti multimediali, e quindi se c'è una omelia del Papa, una, diciamo, online, un video, si possono annotare brani di quella omelia e farci annotazioni, e quindi su quella parola, su quella frase detta dal Papa o scritta dal Papa o detta dal Papa attraverso una semplice embed di YouTube si possono fare delle annotazioni. Tutti questi rientrano nello stesso processo di condivisione, eccetera, eccetera. Posso aggiungere una annotazione? Non è una domanda. Il Pontificio Consiglio, insomma, andrà a scomparire, ma con questa operazione, a mio parere, vive in eterno. Grazie. Sì, io volevo dire una cosa. L'obiettivo è quello di offrire a gente che studia questo argomento. Io avrei un po' di resistenza ad aprirlo, a moltiplicarlo e estenderlo enormemente. C'è da ragionarci, infatti, perché immaginate, perché sarebbe interessantissimo, supponiamo, inaugurazione di Radio Vaticana, poter mettere non solo i vari discorsi, come alcuni ci sono già, ma mettere anche Pio XI e le fotografie, e parliamo di cinema, vediamo i primi brani di film. Qual è il server che riesce a gestire tutto questo? Magari troviamo chi finanzia tutto, però ecco, l'obiettivo che a me preme di più sono i miei studenti analoghi di altri centri, studiosi, quelli sono i primi che vorrei servire, però dopo la porta è spalancata, ovviamente. Christa Kramer. Signora Kramer. Sono Christa Kramer, giornalista vaticanista tedesca. Io volevo chiedere un esempio pratico. Io adesso vivo vicino a Ratisbona la maggior parte dell'anno. Al seminario del Vescovo di Ratisbona ci sono 75 seminaristi che sono da gran parte anche indiani. No, abbiamo tantissimi indiani. Ho proposto di insegnargli un po' di italiano se vogliono andare a Gregoriana. Per esempio, voi alla vostra università, per esempio, avete la possibilità di prendere, diciamo, uno di questi seminaristi per un mezz'anno con uno stipendio magari che paga, non so, il Vescovo di Ratisbona, c'è qualche scambio di questo genere per insegnare questo? Non so, forse lo devo ripetere, speriamo di no. No, si sente. C'è uno scambio con i seminaristi che potrebbero venire qua alla vostra pontificia università, dove insegnate esattamente questo
questo concetto, che io praticamente non sono capace di trasmettere a loro. Qui abbiamo il rettore dell'università, gli scambi tra università ci sono. Non ho inteso bene se lei pensa ad uno studente in grado di utilizzare questo o in grado di costruire cose analoghe. Perché costruire cose analoghe, io vi assicuro, anche se mi sembra che c'è una situazione formidabile. Avete presente nei monasteri di un tempo c'era lo scriptorium. Dallo scriptorium usciva la Bibbia perfetta, completa. Non occorreva nessun altro. Bene, io mi sento presuntuoso, e assieme ovviamente a Paolo, mi sento come un monaco, due monaci medievali. Hanno fatto la loro Bibbia e non hanno bisogno di nessun altro. Questa va in giro per il mondo. I media oggi hanno restituito alla Chiesa potenzialità enormi. La Chiesa spesso non ha montagne di finanziamento, ma ha montagne di entusiasmo. I mezzi digitali oggi danno a chi ha entusiasmo e voglia strumenti che mai sono stati a nostra disposizione. Lo testimonia quanto lavoro c'è già dal mondo cattolico nella comunicazione. E io credo che per riuscire a fare questo, io conosco Paolo da quando aveva 20 anni, io credo che occorra un bel po' di anni per riuscire a... Però è possibile, noi abbiamo dei corsi, però davvero è un campo nuovo, importantissimo, su cui bisogna investire persone. Quindi gli scambi, senta il nostro Don Mauro Mantovani, sono possibili, li abbiamo già. Altri? Sì, Ismael Monzón del canale Spagnolo 4, una domanda un po' diversa da questo tema, per il padre Lombardi. Padre Lombardi, oggi una pubblicazione degli Stati Uniti ha fatto pubblico che durante la visita di Papa Francesco agli Stati Uniti, Papa Francesco si è incontrato con una funzionaria che ha rifiutato dare la partita matrimoniale a una coppia gay. Voleva sapere la versione del Vaticano, se è vero o no, in caso di essere vero, chi ha organizzato questo incontro. Grazie. La domanda naturalmente non è pertinente a questa conferenza, come è chiaro. Alle altre persone che mi hanno chiesto questa cosa questa mattina, io ho detto che non avevo commenti da fare, non confermavo e non smentivo. Grazie. Non so, capito. Altro? Allora faccio io una considerazione che invece è pertinente. Io ho vissuto per 12 anni con Baragli nella stessa comunità, quindi l'ho conosciuto molto bene. So con quale acribia lavorava, era un lavoratore assolutamente incredibile, di rigore, di estrema esigenza nei confronti di se stesso. E ha accumulato questo grande materiale di cui appunto Don Lever ci parlava. Nella civiltà cattolica, che era la nostra comunità, non ci sarebbe stato mai nessuno che avrebbe ripreso queste cose e le avrebbe portate avanti e le avrebbe valorizzate. E la persona che era stata portata alla civiltà cattolica per continuare più o meno in quella linea è il padre Fantuzzi, che come sapete è completamente diverso da Baragli, fa degli ottimi commenti sul cinema, ma proprio di un lavoro sistematico di archivio di questo genere proprio non se ne occupa. Allora io ringrazio il cielo perché Baragli ha trovato in Lever una persona, diciamo, analoga o simile come tipo di interessi e di capacità per lavorare in questo senso della documentazione. E mentre lo sentivo parlare dei documenti che si rilanciavano l'uno l'altro e che si andavano a consultare, mi sembrava proprio di rivedere appunto la mentalità di Baragli, la sua passione per la documentazione. Ecco, credo che queste sono le cose belle anche nella Chiesa, che si riesce a trovare persone che portano avanti il lavoro l'uno dell'altro, anche se non nella stessa istituzione, ma con la stessa passione, con lo stesso ideale. Quindi volevo veramente ringraziare Don Lever, perché senza di lui e senza anche dei suoi collaboratori
tutto questo immenso lavoro compiuto da Baragli nella sua vita sarebbe certamente andato a finire in uno scatolone, in una cantina della civiltà cattolica, e adesso invece fa parte del bene comune della Chiesa anche negli anni a venire. Mentre lavoravo io mi chiedevo come padre Baragli è riuscito a fare tutto questo, perché oggi con internet e con un computer che vi organizza due schermi, vi lavorate così, un conto. Come abbia fatto padre Baragli a schede, a trascrivere tutto, tipografia? Io letteralmente ogni tanto me lo chiedo e mi levo il cappello, anche se non lo porto normalmente, ma davvero è un esempio. Io non sono capace di fare i santi, ma è un esempio di come si possa essere fedeli al servizio della scienza e servire la comunità. Credo che è un esempio formidabile. Bene, grazie. Non so se ci sono altri. Ma... Buona continuazione del lavoro, allora. Molto bene. Grazie, Paolo. Ah, scusate, qui avevo avuto un messaggio interessante che mi è arrivato su un foglio mentre noi parlavamo. Da parte di Padre Ciro, oggi verrà messa online l'enciclica Laudato Si in latino. Questa è un'informazione utile, perché io avevo avuto varie volte la domanda se ci sarebbe stata anche la versione latina. No, tutti sanno benissimo che l'edizione, che la prima lingua era lo spagnolo, quindi conviene andare a leggersela in spagnolo per capire. Qui uno ammirerà il lavoro dei latinisti, il loro impegno e come hanno tradotto in latino delle parole della cultura di oggi che in latino non c'erano. Però è apprezzabile lo stesso. Bene. Vabbè. Il parvole ha lanciato il primo vagito e quindi sono molto contento. Ciao, complimenti.